Sercas, Bruno Arpaia, professor Gregori, Sabina Minardi, grazie. Grazie. Io ho il piacere e l'onore di non introdurre questa conversazione, non ha bisogno di alcuna introduzione, ma di semplicemente di, così, di dire, di aggiungere, se me lo permettete, che questa è una conversazione che insieme a casa editrice Guanda, insieme al Salone del Libro, è collegata a un'attività congiunta fra il Salone del Libro di Torino e il Festival Letterario Incroci di Civiltà che io ho l'onore di rappresentare. È un festival letterario che si svolge a Venezia e che in questo titolo ha il suo, diciamo, la sua missione, cioè far incrociare, cioè far incontrare, dialogare autori, scrittori, pubblico, eccetera, eccetera, nel nome della civiltà. Perché? Perché, come già ci diceva un importante storico, Novecento, nei primi anni, i primi decenni del Novecento, cioè lo storico olandese Huizinga, ci diceva in un testo che è stato tradotto in italiano con il titolo La crisi della civiltà, uscito nel 1935, potete immaginare cosa è successo poco dopo, che circolava per l'Europa una strana idea, una strana ossessione, un'insania, diceva lui, che gli suggeriva che sarebbe poi potuta scaturire una crisi di virulenta follia che una volta estinta avrebbe lasciato l'Europa nel torpore e nello smarrimento. Questo succede tutte le volte in cui ci si dimentica che cos'è la civiltà, quanto fragile sia la civiltà e quanto la civiltà sia basata sul principio dell'incrocio, dell'incontro, del dialogo, eccetera. Tutte parole che sappiamo benissimo, conosciamo benissimo, usiamo. E però ci dimentichiamo poi della loro importanza e quanto fragili queste parole siano. Siamo convinti, come è convinto, questo lo dico si barbalice naturalmente, come è convinto il Salone del Libro, come la casa editrice Guanda, come Javier Cercas, Bruno Arpaia, eccetera, che la civiltà vada difesa soprattutto attraverso la parola e chi più di coloro che la usano come gli scrittori. Come la letteratura si avvale della parola nel senso della civiltà. Ecco, oggi avremo una finestra in base alla ridefinizione che poi sentiremo di intellettuale su questo. E questo, di questo noi siamo grati al Salone del Libro per averci dato anche questa opportunità. Grazie a voi tutti, passo la parola a Sabina Minardi. Grazie, grazie professore. Benvenuti a tutti, è un grande piacere essere qui con Javier Cercas, con Bruno Arpaia. Nessuno dei due ha bisogno di presentazioni, se siete qui è perché tutti quanti conoscete, amate i libri di Javier Cercas, pubblicati in Italia da Guanda, dai suoi primi libri che sono nel cuore anche dei lettori italiani, Soldati di Salamina, Anatomia dell'istante, fino alla trilogia di Terra Alta e all'ultimo libro dal quale prenderemo spunto qua e là nel corso della conversazione, Colpi alla cieca. E conoscete senz'altro Bruno Arpaia, che ha il merito di farci amare larga parte della letteratura latinoamericana contemporanea. Sono molto curiosa di sentire in che termini Javier Cercas ridefinirà questa parola intellettuale, ma le chiedo di fare un passo indietro, cioè di partire da una cosa che lei scriveva proprio su Colpi alla cieca e diceva: per molto tempo mi ha fatto orrore la semplice idea che qualcuno potesse definirmi intellettuale. A quell'epoca, parlo di fine anni 70, inizi anni 80, intellettuale per me era uno scrittore che invece di prendere sul serio il proprio lavoro, prendeva sul serio se stesso e che invece di accontentarsi di parlare di ciò che sapeva, parlava di ciò che non sapeva. Quando ho letto questo brano nell'antologia di brani scelti proprio da Bruno, mi è venuto in mente un pezzo, sono andata a ricercarlo, di Italo Calvino, che diceva: aspetto il giorno in cui l'intellettuale si accetterà come tale, si sentirà integrato nella società, come parte funzionale di essa, senza doversi più sfuggire, camuffarsi o castigarla. Si è rassegnato a essere catalogato fra gli intellettuali? Sì. No, prima di tutto mi piacerebbe dire che ieri era un incontro che era sul futuro.
cosa succederà nel futuro. E ho cominciato a dire che io sono lo scrittore più temerario del mondo, perché ho accettato di parlare in una lingua che non ho studiato, che non conosco, sul tema che no, di cui ignoro tutto. E oggi potrebbe dire la stessa cosa, ma per non ripetere rifarebbe un aforismo di La Rochefoucauld sull'amore. La Rochefoucauld dice sull'amore: l'amore è come i fantasmi, tutto il mondo parla di lui ma nessuno l'ha visto. Allora l'intellettuale è un po' la stessa cosa, perché in certo senso, perché Bruno, Sabina, se io domando a te, o qualcuno ti domanda, tu come ti definisci, tu che cosa sei, tu direbbe: io sono uno scrittore, che anche fa il traduttore, ma tu non direbbe, nessuno direbbe: io sono un intellettuale, nessuno. Perché? Forse perché una parola troppo importante, troppo solenne, troppo, forse perché il discreto, l'intellettuale, ritorno a questo, è stato importante per un certo tempo. Forse anche perché non è neanche una figura, è una parte di una persona. Cioè, io come intellettuale, io sono scrittore, ma posso attuare come un intellettuale, partecipare nella vita pubblica, eccetera, eccetera, eccetera. Questo discredito dell'intellettuale è un fatto. Io quando ero giovane, in questo testo parlo di quando io ero giovane, che chi era il simbolo dell'intellettuale nel mondo, in Europa, nel mondo? Jean-Paul Sartre era l'intellettuale per eccellenza, era il simbolo degli intellettuali. E chi non erano gli intellettuali? Chi erano questi scrittori di cui nessuno diceva che erano intellettuali? I miei eroi, cioè Kafka, cioè Borges, cioè Joyce. Nessuno diceva di questa gente che erano intellettuali. Invece lo diceva di Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre è uno scrittore che a quel momento io l'avevo letto, i suoi romanzi, eccetera, eccetera, ma che per me non era così grande come erano questi altri gente che non erano intellettuali. Jean-Paul Sartre era più conosciuto effettivamente per ingiustamente, questo si deve dire, ma questo è un altro, per le sue opinioni politiche che erano cambianti, che a volte erano stravaganti sulla politica, che cambiava costantemente, che appoggiava cose come il maoismo, che oggi sembrano un po'. Allora questo discredito era un fatto. Quando io, e per questa ragione, quando io ho cominciato a scrivere, io ho anche fatto scherzi sulla figura dell'intellettuale, io non volevo essere tutto questo. Ma ritorniamo all'inizio, che è molto importante. Che cosa è un intellettuale? E questa, per ridefinire la parola, bisogna ritornare all'inizio. Ieri nella radio un dialogo con Henri De Luca diceva una cosa che è completamente vera. Una cosa è l'aggettivo intellettuale, un'altra cosa è il sostantivo intellettuale. Il sostantivo intellettuale è molto recente, cioè la figura dell'intellettuale è molto moderna. La gente si dimentica spesso questo. La figura dell'intellettuale comincia alla fine dell'Ottocento, con il caso Dreyfus, un grande, tutto il mondo sa che cosa è il caso Dreyfus, a Francia c'è un testo di Zola, di Emile Zola, titolo è J'accuse, io accuso, come si dice in traduzione? Io accuso. E a partire di quel momento altri, perché lui dice che lui è stato, era vero, accusato ingiustamente di tradimento, eccetera, altri scrittori si hanno aggiunto a questo grido contro questa ingiustizia, e a quel punto, a partire da quel punto, la società francese si è divisa, no? Questo è stato essenziale in quel momento per la Francia moderna. E a partire di quel momento si parla di intellettuali, cioè questa parola comincia in Spagna immediatamente, in Italia, dappertutto immediatamente. È una figura, è un sostantivo. E diciamo che il grande momento dell'intellettuale è stato negli anni 60, 50, sul tutto, no? Ma che cosa è la fine di un intellettuale? Come si può definire un intellettuale? Si deve dire, devo aggiungere una cosa, per me un intellettuale è una persona che ha avuto uno scrittore, ma non soltanto uno scrittore può essere un architetto, può essere una persona che ha
ha avuto una certa notorietà per il suo lavoro come scrittore, come architetto, come cantante, come professore, come giornalista, e che non soltanto fa il suo lavoro, la sua specialità, ma che partecipa in qualche modo nel dibattito pubblico. Qualche modo, cioè che scrive gli articoli, che va a manifestazioni, che firma delle manifesti, eccetera, eccetera. Cioè che ha una dimensione pubblica. E allora, da questo punto di vista, la risposta è sì, mi ho rassegnato a essere un intellettuale. Perché? Molto semplice, nel mio caso. Molto semplice. Perché io scrivo ogni due settimane in un giornale spagnolo, il più importante giornale non soltanto spagnolo, ma della lingua spagnola, e in questi articoli, all'inizio, io ho cominciato 20 anni fa, quando ho cominciato a venire qui al Salone del Libro, e all'inizio parlava di altre cose, poteva parlare di musica, poteva parlare della mia mamma, del Ringo Starr, non lo so. Ma a un certo punto ho cominciato, soprattutto dopo la crisi del 2008, che è stato essenziale per il nostro mondo, ho cominciato a parlare di politica e delle cose che succedevano intorno a me. Perché? Perché noi siamo romanzieri, ma anche siamo cittadini. Non esiste la persona non esiste lo scrittore che abita nella Torre d'Ivorio. Questo non esiste. Una volta a Borges le hanno detto: lei vive nella Torre d'Ivorio. Borges ha detto: no, è impossibile, perché è una figura dello scacco. È così. E quelli scrittori che io pensavo, quando era giovane e ignorante, che abitavano nella Torre d'Ivorio, come Borges, come Kafka, come Joyce, è falso. Ma mai lo hanno fatto. Anche questa gente erano cittadini e partecipavano nel dibattito pubblico. Cioè Borges non era apolitico, falso completamente. Lui ha firmato delle manifesti antiperonisti. Alcuni dei suoi testi fondamentali sono testi molto politici. Oggi lo vediamo. Non era realismo socialista, ma sono molto politici. Kafka non era un uomo perso nelle sue incubi. Non è vero. Lui stava molto interessato nella politica del suo tempo. Lui è anche stato detenuto in una manifestazione contro. È andato nella commissaria, la polizia l'ha preso perché lui partecipava in una manifestazione contro la morte di un anarchista di Abeuf a Parigi. Joyce, come si può dire che Joyce era un uomo apolitico? Quando lui ha fatto sangue contro il nazionalismo irlandese che ha insanguinato il suo paese. Cioè, neanche Proust era. Recentemente ho letto una grande collezione delle sue lettere e lui protesta contro questo. La gente dice che io non mi interesso alla politica, ma come? La guerra è importantissima per me, io vivo nella guerra. Lui ha partecipato nella campagna in favore di Dreyfus, ha fatto partecipare altri scrittori. Allora, non è vero, uno scrittore, io sono un romanziere, ma sono un cittadino, io abito nel mondo, no? E per finire, è logico questo. Scusi, io sono un intellettuale perché partecipo in questo dibattito pubblico, ma questa è una notizia molto importante che si deve dare. Praticamente tutto il mondo che sta qui anche sono intellettuali, in certo senso. Perché? Perché 50 anni fa, 100 anni fa, era molto difficile partecipare nel dibattito pubblico. Pochissima gente partecipava nel dibattito pubblico. Avevano la possibilità di scrivere in un giornale. In Italia Calvino, Pasolini, Sciascia, questa gente poteva scrivere, e lo facevano, sui temi comuni. Ma la gente del comune, i cittadini, non partecipavano perché non c'era la possibilità. Oggi c'è la possibilità. E infatti la gente lo fa. Una persona, qualcuno di voi, che partecipa, che nelle reti sociali dice: Meloni non mi piace,
sta partecipando nel dibattito pubblico. C'è una convinzione profonda, per finire, una convinzione profonda per me, che c'è in questo libro. La parola politica viene di polis, che significa città, e la città è di tutti. La democrazia significa potere del popolo, e il popolo siamo tutti. E questo è molto importante dirlo. La politica è troppo importante per lasciarla nelle mani dei politici. Siamo tutti responsabili, anche gli scrittori. Sì. La politica è troppo importante per lasciarla nelle mani dei politici, lo ha ripetuto anche in una recente intervista che le abbiamo fatto sull'Espresso, ed era proprio un punto sul quale volevo tornare. E dunque il romanziere che è colui che in qualche modo insegue l'imparzialità per cercare di dare tutti i punti di vista possibili con la stessa equidistanza ai suoi personaggi, e l'intellettuale che invece per definizione è chiamato a schierarsi, a dire sì, no, sto da questa parte o dall'altra, possono convivere nella stessa persona senza zuffarsi? No, questo è un grande problema, veramente. Abbiamo parlato di questa mattina, ma infatti nel prologo del libro perché questo è un problema che per me è stato essenziale negli ultimi anni, in cui io scrivevo i miei romanzi, ma allo stesso tempo scriveva questi articoli, come dico, ogni due settimane, e dove partecipava in un dibattito pubblico che si deve dire in Spagna e in particolare nella Catalogna è stato molto duro, molto difficile, perché la situazione è stata molto difficile. E allora è stata una questione per me personale, e io ho visto effettivamente che, come questa mattina spiegava e come ho scritto nel prologo del libro, che questi due personaggi, cioè che in me, come in tutto il romanziere, ci sono due personaggi. Un personaggio è il romanziere, quello che scrive romanzi, e un altro personaggio è il cittadino, cioè l'articolista, cioè diciamo l'intellettuale è il romanziere in tanto che cittadino, no? Effettivamente questi due personaggi sono diversi e lavorano, e tutti e due vanno alla ricerca della verità, ma le verità che ricercano sono in certo senso opposte, e sono diversi, e sono due antagonisti, infatti. Perché è molto semplice, è complesso, ma si può spiegare in una forma semplice. Cioè, il romanziere essenzialmente lavora con un strumento che si chiama ironia. Questo è un strumento essenziale per il romanziere. Questo è stato quest'uomo che si chiamava Miguel de Cervantes, che incredibilmente era spagnolo, che ha inventato questa cosa che si chiama romanzo moderno, nel centro del quale c'è l'ironia moderna. Cioè, la migliore definizione che io conosco è di Schlegel, il grande teorico tedesco. Lui ha detto è la forma della paradossa. Bellissima la definizione. Molto semplice, molto semplice. Don Chisciotte sta pazzo, completamente pazzo, un uomo che non, la sua testa non va bene, lui dovrebbe essere chiuso in un sanatorio psichiatrico, ma allo stesso tempo lui è l'uomo più lucido del mondo, lui è capace di discorrere con un'intelligenza straordinaria sui temi più complessi, sulla giustizia, sulla letteratura, su tutto. E questa contraddizione essenziale, questo è l'ironia. Don Chisciotte è un personaggio ridicolo, tutto il mondo ride di lui, è un personaggio comico, il libro è un libro comico, ma allo stesso tempo è un personaggio di una, no, malinconico, serio, è un vero eroe, il re, come dice Rubén Darío, un grandissimo poeta di Nicaragua, dice, morto tanti anni fa, dice: il re dello hidalgos. Come si dice hidalgo? Hidalgo. Sempre così. Il re dei hidalghi. Il re dei hidalghi. Signore dei tristi.
Rete di Dalghi, Signore dei Tristi. Le due cose allo stesso tempo, comico e eroico, comico e serio, comico, è questo l'ironia. E tutto questo libro, tutto in questo libro è così. Tutto ha due. Questo è l'ironia. Thomas Mann lo dice perfettamente, dice il romanziere mai dice sì o no. Dice sì e no allo stesso tempo. Questo è l'ironia, questo è l'istrumento di conoscenza essenziale del romanzo e per questo i fanatici detestano il romanzo. Perché i fanatici volono sì o no e i regimi dittatoriali sempre hanno detestato il romanzo perché volono sì o no, vogliono imporre una verità. E per questo Cervantes ha creato quello che per me è un'arma di distruzione massiva della visione monolitica del mondo, della visione totalitaria del mondo, no? De una cosa o l'altra, no? Possono essere le due cose allo stesso tempo. Questo è lo strumento essenziale di conoscenza del romanziere. Non c'è romanzo senza ironia. Senza ironia non è possibile il romanzo. È al contrario, cioè il cittadino, l'intellettuale, lo scrittore, il romanziere, intanto che intellettuale, sì, può lavorare e deve lavorare con l'ironia, con l'umore, con le sfumature, ovviamente, con le ambiguità, con le paradosse, ma alla fine, presto o tardi, deve dire sì o no. Cioè, l'esempio è una violazione. Non si può dire, ma sì, ma la ragazza era... è sì o no. Non può essere nel... Oggi viviamo una guerra in Europa. Non puoi dire sì, ma Zelensky è un po' così, no, c'è gente che muore oggi, in questo momento c'è gente morendo nell'Ucraina. Non si può, o sei della parte dei carnefici o sei della parte delle vittime. Questa è la vera tragedia di una guerra, che non si può essere nel mezzo. Oggi ricordava che Dante nella Divina Commedia il luogo più oscuro dell'inferno è per i neutrali, gli equidistanti in tempo di grandi crisi morali, di grandi crisi politiche, il luogo più oscuro dell'inferno è per questa gente, dice Dante. E allora, questi due personaggi sono opposti, questi due personaggi sono contraddittori. E allora, secondo me, questa è la mia esperienza, secondo me è... dentro il romanziere si deve dare una battaglia costante tra i due, spietata tra i due, e nessuno può vincere. Perché? Perché se vince il cittadino, diciamo l'intellettuale, al romanziere, i romanzi diventano illustrazioni delle idee, delle convinzioni del cittadino, e la sua, i romanzi diventano propaganda o pedagogia. E un romanzo che è propaganda o pedagogia è catastrofe, non è un buon romanzo. La letteratura è utilissima, ma se non vuol essere utile. Se vuol essere utile diventa propaganda o pedagogia e smette di essere utile e smette di essere buona letteratura. Almeno buon romanzo. È il contrario, il rovescio, cioè... Se vince il romanziere al cittadino, il problema è anche terribile, catastrofe. Perché? Perché il cittadino, che non dice né sì né no, né bianco né nero, che diventa neutrale e più distante, può essere complice della guerra, del crimine, del male. Allora, questa mattina lo diceva così, io come e questo no, il suono della parola non è buono, ma mi scuso, che cosa è un intellettuale? Se mi dicono che cosa, la domanda è che cosa è un intellettuale, è qualcuno capace di dire no quando tutto il mondo intorno a sé dice sì? È qualcuno capace di dire le cose che la gente non vuol sentire? È questo. E allora io sono, come persona, io sono pro sistema. Totalmente pro sistema. Il sistema è la democrazia. La democrazia, le nostre democrazie sono imperfette, la spagnola, l'italiana, l'europea, sono imperfette, ma sono infinitamente perfettibili. E io sono per la democrazia, completamente, per il sistema.
Se nel 1936 tutti gli spagnoli o la più parte degli spagnoli avessero stato per il sistema, non avrebbe stato questa atroce guerra che abbiamo avuto e la dittatura posteriore. Allora, come cittadino sono totalmente per il sistema, ma come romanziere sono totalmente antisistema. I miei libri, quello che vogliono fare è dinamita, lanciare dinamita contro le mie convinzioni. Quello che io voglio come romanziere è mettere in questione le certezze più radicate nel lettore, mettere il lettore a disagio, dirle, farlo sentire empatia per un fascista, per un assassino, per un, no? Per fare più ampia la sua esperienza, per, no? Allora, questo dibattito per arricchire la sua, no? Per mettere in questione queste convinzioni più solide, anche le mie convinzioni, no? Come un test di resistenza, quello che fanno i banchi, la stessa cosa si fa con le convinzioni del lettore e anche dello scrittore. Allora, questo dibattito, questa guerra spietata tra uno e l'altro deve essere, credo che permanente, e può essere buonissima per lo scrittore. Grazie, è sempre di una vertiginosa chiarezza per il testo. Allora, l'intellettuale alla prova di questo crash test, Bruno Arpaia, tu sei uno scrittore, tu sei un traduttore, compi senz'altro un lavoro intellettuale. Essere intellettuale è anche per te questo esporsi, questo essere controcorrente, come diceva Cercas. Come la vivi tu il rapporto con questa parola? Beh, guarda, anch'io ne ho sempre diffidato, per i motivi che diceva lui, ma anche perché appunto all'epoca, cioè quando io ero giovane, l'intellettuale ripeteva un po' il rapporto molto leninista fra avanguardia e masse, cosa che non mi è mai piaciuta, no? Questi sanno di più e guidano le masse. Oggi, come dire, le cose sono cambiate, ma anche per quello che diceva Javier, tutti quelli che sono in questa sala in qualche modo sono intellettuali. C'è un'intellettualità diffusa e fra l'altro è un'intellettualità diffusa che viene da cui, per citare Marx, Karl, non Groucho, viene estratto plusvalore, perché estraggono plusvalore anche dal nostro tempo libero, quando scriviamo sui social. Siamo tutti, anche in quanto intellettualità diffusa, parte, diciamo, del sistema capitalistico, si può dire capitalistico, è una brutta parola. E tuttavia, insomma, io ho cominciato a rivalutare questa parola da una decina d'anni, quando è cominciato questo attacco, o quando mi sono reso conto io di questo attacco in forze massiccio al sapere, alla cultura, all'informazione. Abbiamo avuto 40 anni, destra, sinistra, di tagli radicali, cultura, informazione, formazione, scuola, università, ricerca, innovazione. Si è creato un clima per cui, vi ricordate i professoroni, questo veniva, diciamo, non soltanto dalla destra, oggi gli intellettualoni, il nuovo direttore generale della RAI, c'è un clima per cui chi ha più di 3 libri a casa viene espressamente definito intellettuale, no? Come se essere intellettuale significa essere separati dalla vita vera, tra virgolette, che poi non si sa assolutamente cos'è. E questa situazione, come dire, ha creato veramente ha scavato un abisso fra noi, diciamo, che siamo qui in questa sala intellettuale diffusa, e il resto della gente. Qualche tempo fa Tullio De Mauro richiamò questo problema prima di morire, poi è stato ufficialmente detto dall'Istat: in Italia abbiamo fra il 60 e il 70% di analfabetismo funzionale, il che significa che ci sono persone che sanno leggere e scrivere, però non sanno interpretare un articolo di giornale lungo di 20 righe. Qualunque notizia che arriva loro è una specie di flash che non ha un contesto, non ha un passato, no? Non c'è una gerarchia delle notizie. Questo è il paradiso delle fake news o delle post-verità, no? E questo ovviamente dal punto di vista di chi
più o meno fa il lavoro intellettuale, è un problema grande, perché il nostro dibattito pubblico, bisognerebbe intervenire in un dibattito pubblico. Io ho l'impressione che il dibattito pubblico oggi in Italia è un dibattito fra tifoserie, di livello, per esempio, c'è Catalano, se lo ricorda, che è anziano come me, bassissimo, è bloccato. E poi ci sono proprio difficoltà oggi ad esprimere liberamente le proprie opinioni. Il problema, secondo me, è come ribaltare questa situazione, perché tra noi che siamo qui al Salone del Libro di Torino e il resto, no, dei cittadini, ma questo avviene in tutta Europa, adesso l'Italia, ho dato delle cifre italiane, però insomma, più o meno succede anche altrove, e questo porta al nazionalpopulismo, agli interventi sulle elezioni americane o sulla Brexit a forza di fake news e di... Questo è importante per la democrazia, allora ribaltare tutto questo. Io sono d'accordo con quello che diceva Javier su questa battaglia continua all'interno di un romanziere, e poi siccome non creo l'identità, penso che ognuno di noi abbia tantissime identità, per cui a me piace vestire le identità così come mi cambio d'abito la mattina, però c'è una cosa che perlomeno nel mio caso insomma vedo legata, no, a essere un romanziere, a essere un intellettuale, che è esattamente l'occuparsi di ribadire e di far vedere la complessità del mondo, no? Perché oggi quello a cui assistiamo, secondo me, è un ritorno al semplicismo, una nostalgia dell'apparentemente semplice, no? Quando si ha paura, perché la paura è molto forte, è una merce molto importante sul mercato politico, o quando si è semplicemente confusi, proprio perché il mondo è complesso e non abbiamo sempre le risposte adeguate, c'è questa nostalgia di tornare al semplice. Quindi, insomma, il problema dell'immigrazione, facciamo i blocchi navali e non li facciamo entrare. Bisognerebbe sapere, bisognerebbe spiegare a chi parla di queste cose che noi tutti siamo qua, siamo sapiens perché abbiamo fatto una lunghissima migrazione 80-100.000 anni fa, e attraverso quella migrazione il nostro cervello si è evoluto e abbiamo imparato a fare tante cose, per esempio i Neanderthal che stavano qua in Europa, che fra l'altro erano quelli bianchi e con gli occhi azzurri, noi eravamo i neri quando siamo arrivati in Europa, non sapevano fare, e dopo un po' i Neanderthal si sono estinti. Poi ci sarebbe tutto un altro discorso, me lo affronto dopo perché non voglio rubare tempo, che è il problema di tutti coloro, no, che fanno lavoro intellettuale, che fanno lavoro creativo, quelli che fanno gli operatori culturali, no, che dovrebbero essere la spina dorsale di una nazione, no? E dovrebbero esserlo anche dal punto di vista economico. Siamo, ci dicono i sociologi, nella società della conoscenza. Questo cellulare che tutti quanti voi avete sono pochi euro di hardware, diciamo così, tutto il resto è meccanica quantistica, è quello che volete voi. Costa perché costa la conoscenza. La conoscenza è il vero motore dello sviluppo. Io sono ovviamente uno che pensa che la cultura è importante di per sé, no? Anche se non fattura, è utile, è importante di per sé, però ricordo che a metà dell'Ottocento, e chiudo poi dopo se Sabina vuole ci ritorniamo, il primo ministro inglese Peel andò a trovare Faraday. Faraday era il signore che ha inventato la dinamo e che ci ha aperto la strada a capire i campi elettromagnetici. Allora, Mr. Peel andò lì, vide tutte queste meraviglie che Faraday, no, gli archi voltaici, all'epoca non si sapeva assolutamente nulla sull'elettricità, e Peel disse: Mr. Faraday, è veramente bellissimo tutto questo, ma a che cosa serve? E Faraday gli rispose: signor primo ministro, io veramente in questo momento non lo so, ma sono sicuro che fra qualche anno lei ci metterà sopra una tassa. Qui la cultura è importante anche dal punto di vista economico, se dopo mi ci fai tornare sono contento. Torniamo, grazie. Ci torniamo sicuramente a questo tema.
che è strettamente correlato a quello dell'indipendenza poi dell'intellettuale, ma volevo riprendere sempre delle parole che tu hai usato, tifoserie, orrore quasi della complessità, perché la base le vediamo riverberare tutto ciò anche a causa dei social, anche a causa di quello che avviene per l'appunto sulle reti social. Lei non ha account, ha un rapporto molto riservato rispetto a tutto questo mondo dei social network. Ho letto una cosa che diceva: non mi affaccio se non per un rigoroso interesse antropologico sui social network, e non lo faccio mai sprovvisto di elmo da combattimento lanciafiamme tuta ignifuga. Però per un intellettuale i social network sono anche un formidabile canale di diffusione delle proprie idee, o no? Io non sono contro i social, sono contro, assolutamente contro lo stato attuale, cioè bisogna controllarli, come tutto il resto, cioè è come l'intelligenza artificiale, e bisogna controllarla, come tutto il resto, cioè quello che non può essere e che oggi siano le reti sociali il più grande negozio della storia dell'umanità nelle mani di 3, 4, 5 persone che non hanno un controllo, di cui non sia un controllo, non esiste un controllo. Questo è pericoloso. Ma io non sono contro, non sono, questi giorni sentiamo tutti: no, l'intelligenza artificiale può essere la fine dell'umanità, la fine della cultura, la fine. Io non lo credo questo. Questo dobbiamo ricordare sempre quello che Eco, Umberto Eco, ha raccontato così bene nei Apocalittici Integrati, no? Ogni volta che c'è una grande rivoluzione tecnica, è la fine del mondo. Su tutto l'intellettuale dicono che è la fine del mondo, la gente della cultura. Il Retanos, Platone parla nel Crati, lo credo, del Retanos, che un uomo che dice, il re dice, l'invenzione della scrittura è la morte della cultura. È la morte, perché? Perché la cultura ovviamente si fa con la memoria, e quando esiste la scrittura non avremo bisogno della memoria, allora la cultura disparirà. E la cultura, come si fa la nostra cultura? Con la relazione del maestro e discepolo, e con la scrittura questo non sarà più necessario. Ma non è disparita la cultura, è cominciata un'altra cultura, diversa, no? Quando Gutenberg, no? La stessa cosa, la fine della cultura, no? Quando rifunziona. Con questo è lo stesso, tutto dipende da quello che facciamo. La televisione, diciamo, non è buona, non è cattiva, dipende da quello che si fa, si fanno cose buone, si fanno cose cattive. Con i social è la stessa cosa. Io non sono totalmente contrario a quello che succede oggi. Non è un controllo vero di questo, e l'anonimato, tutto questo. Con la intelligenza artificiale è lo stesso. Io oggi non vedo la necessità, e il mio figlio mi ha detto: tu non devi essere qui, perché la gente parla e io faccio quello che mi dice il mio figlio. Ovviamente no, è così, cioè non vedo, seriamente, non vedo l'utilità di questo. Ma può essere un strumento, per esempio, sì, è un strumento magnifico di partecipazione pubblica. L'ho detto prima, oggi, per esempio, tutto il mondo può partecipare nel dibattito pubblico, questo è buono, per tutti. Oggi, per ritornare al nostro tema, gli intellettuali, prima, 100 anni fa, 50 anni fa, era molto più facile farsi sentire per un intellettuale, molto più facile per uno scrittore, o farsi ancora più farsi rispettare. Oggi è molto più difficile. Perché? Perché molta gente che parla, molta gente nel dibattito pubblico, e allora è più difficile. Ma questo non è, per me questo va bene, va benissimo. Cioè, è la voce più interessante, più autorevole, più lucida, che deve essere rispettata, che deve essere ascoltata, no? Ma tutte le voci fanno parte di questo dibattito pubblico, in questo senso è buono. Insisto, io sono contro la situazione attuale di social, senza controllo democratico, non esiste. Io l'ascolto con molto interesse, faccio fatica a immaginare che cosa possiamo controllare in una agorà globale, ma volevo tornare al tema dell'intelligenza artificiale, visto che l'ha introdotto lei. Lei dunque non teme che algoritmi che agiscono esattamente su ciò che ci contraddistingue come umani, che è il nostro linguaggio,
con una velocità inimmaginabile di accumulare doti sovrumane di dati, non abbiano in sé insito un pericolo che noi oggi non riusciamo a immaginare? Io non sono uno specialista in questo, devo dirlo. Allora, una delle cose che dobbiamo dire all'intellettuale è che quando non sa una cosa dire non so niente su questo. Io non so niente, non sono uno specialista e allora non posso. Posso dire una cosa, che ho ieri, giovedì nel Senato nordamericano, questo l'ho letto, ma infatti l'ho ascoltato, uno dei grandi specialisti ha detto una cosa, che quella è evidente, lo ha raccontato lui, lui ha detto la società democratica, politici devi controllarci a noi. Ha domandato questo, che è esattamente quello che io domando con la rete sociale, che ha lo stesso controllo che ha su un giornale, lo stesso. Una responsabilità immutabile. Una responsabilità. Identificabile. Su tantissime cose si può domandare queste responsabilità. Come? E lui ha detto una cosa, che oggi è possibile, per esempio, e lo abbiamo visto, fare un'immagine di me stesso, Javier Cercas, con la mia voce, che dice viva Putin, viva Franco e viva Hitler. Con la mia voce, con la mia immagine, questo si può fare oggi. Cioè, quello che abbiamo visto con le reti sociali, oggi abbiamo l'impressione che si mente più che mai. Non è vero. Non è vero, sempre si è mentito. Sempre si hanno detto bugie, sempre menzogne, sempre. Perché? Perché il potere sa che la menzogna è un strumento della dominazione. È così. L'Evangelo dice la verità vi farà liberi, quello che significa che le menzogne fanno schiavi. E il potere sempre vuol schiavi, gente che dice sì, docile. È il mestiere dei giornalisti, il mestiere degli scrittori, il mestiere dei cittadini è andare contro queste bugie che ci fanno schiavi. Allora, le reti sociali, quello che hanno fatto, una cosa evidente che abbiamo visto personalmente, è permettere una diffusione straordinaria, unica nella storia, delle bugie, delle menzogne. Come diceva Bruno, la spiegazione cioè l'istrumento essenziale del nazionalpopulismo, che è il fascismo dei nostri giorni, un fascismo diverso, ma un fascismo, una sorta di totalitarismo o di paratotalitarismo dei nostri giorni, l'istrumento essenziale è stato le bugie. Cioè Donald Trump, l'arrivata di Donald Trump al potere è stato grazie alle bugie, enorme inondazione di bugie, enorme. La Brexit, quello che è successo nella Catalogna, l'abbiamo visto, l'ho visto personalmente, grazie ai social. E l'intelligenza artificiale è quello che può permettere, non lo dico io, lo ha detto questo signore, il grande specialista, il direttore del chat, quello che può permettere una, e ancora più, perfezionare ancora più queste menzogne che sono l'istrumento della dominazione. Allora, è la nostra responsabilità delle società democratiche controllare questi strumenti che si possono usare per bene, senza dubbio, e che si possono usare per male. Chiarissimo, chiarissimo, grazie anche di questo approfondimento. Ha detto prima che l'intellettuale deve far parte del sistema, cioè ce l'ha spiegato in che senso, per contrastare, per controbattere per l'appunto alle menzogne, deve comunque essere partecipe della vita della polis. Ma con la politica, visto che siamo uomini e donne, con la figura dei politici, si può essere in relazione o bisogna comunque sempre mantenere un distacco dalla figura di chi incarna in quel momento storico la politica? Bella, molto importante questa domanda. Credo che questo è molto importante. Io credo che per il nuovo intellettuale, credo che uno dei problemi, non so cosa pensa tu, pensa Bruno, ma credo che uno dei grandi problemi e le cause, le ragioni del discredito dell'intellettuale a un certo punto è stato questo, che ripetevano le cose che i suoi partiti, la sua gente diceva. Erano strumenti di diffusione di idee dei buoni, dei partiti, della gente, eccetera. Io credo che una cosa essenziale di questa
rinnovazione dell'intellettuale è il fatto, è una questione morale, cioè l'indipendenza è essenziale. Cioè io parlo, io non sono, cioè io faccio il migliore che io posso come quando parlo nei giornali eccetera, ma il valore di quello che io dico è che lo dico io, nessuno di più. Io voto i partiti di sinistra, lo dico, non c'è problema, ma io sono critico e credo che devo essere critico con la gente anche che io ho votato, e io preferisco che sia la sinistra in Spagna che la destra, lo dico, ma questo non significa che la sinistra lo fa tutto bene e che la sinistra non dice bugie e che la sinistra lo fa questo non è così, e quando io penso che è un errore lo dico, e questo credo che è un valore essenziale. Cioè lo scrittore è un cittadino e deve agire come un cittadino, non come parte. E allora la prossimità del potere è sempre pericolosa, perché il potere ha una forza di attrazione straordinaria, di seduzione straordinaria, e il potere, quello che vuole il potere, se, tutti i poteri, come ho detto, è raccontare menzogne, che sono un strumento di dominazione, e si deve resistere, e soprattutto alle menzogne dei tuoi. Cioè quando dico un cittadino, è infatti un cittadino, l'intellettuale è lo scrittore come cittadino, ma il dovere di tutti i cittadini è il dovere dell'uomo ribelle di Camus. Qu'est-ce que c'est un homme révolté? Che cosa è un uomo ribelle? Un uomo che dice no, capace di dire no, ma di dire no ai suoi, non agli altri. No, se io sono di sinistra, dire no alla destra è molto facile. Sul tutto, se tutti siamo di sinistra. Quello che è difficile è dire no ai tuoi, perché non avete ragione. E questo l'hanno fatto gente, e questo è molto difficile da fare. E questo l'hanno fatto i grandi modelli di intellettuali del secolo scorso. Per esempio, George Orwell. George Orwell è andato in Spagna per fare la guerra, con i fucili, è andato lì per fare la guerra. Lui ha capito molto bene che chi erano con la Repubblica, ovviamente, chi erano le vittime e chi erano i carnefici. E lui non è stato neutrale. Lui ha preso le armi e è andato lì. Ma quando i suoi, in questo libro, che è un libro, Lionel Trilling diceva che era uno dei grandi libri del secolo, del secolo scorso, del secolo XX, Omaggio a Catalogna, che una sorta di reportaggio personale eccetera eccetera, ma lui quando i suoi, cioè quando una parte della Repubblica va contro gli anarchisti, cioè i comunisti contro gli anarchisti, lui non ha detto va bene perché è necessario, perché no, ha detto no, questo è successo, questo non va bene. Questo non è una buona idea, di fare una guerra dentro la guerra, di andare contro i tuoi, di assassinare, di eccetera, eccetera. Questa è una forma, attenzione, questa è una forma di totalitarismo. Lui vede quello che sarà dopo il comunismo sovietico, l'Unione Sovietica, e denuncia questo. E questo è molto difficile, perché lui è diventato il traditore della sinistra, come Camus ha diventato un traditore quando ha denunciato i crimini del socialismo. Quell'onestà, quell'indipendenza vera, quella capacità di dire no quando tutto il mondo dice sì, questo può dare, questo puoi diventare, infatti diventi l'nemico del popolo. Ricordi quel capolavoro di Ibsen, l'uomo che dice la verità quando intorno a sé tutto il mondo è interessato a diffondere bugie perché sono interessanti, perché abbiamo i soldi, perché eccetera eccetera, per interessi, diventa l'nemico del popolo, perché è capace di dire no quando tutto il mondo dice sì. Allora secondo me questa è una condizione essenziale dello scrittore come intellettuale, come, no? Purtroppo mi fanno segno che abbiamo ancora soltanto 5 minuti e avrei voglia di chiederle tantissime cose. Ti chiedo una risposta breve, perché non possiamo uscire da questa sala senza ridefinirla, questa parola intellettuale.
che è il tema dell'indipendenza, tante volte evocato anche da lui. Per essere onesti così intellettualmente, così capaci di andare contro il sistema, bisogna però anche poterselo permettere. E c'è un tema che è quello del riconoscimento del lavoro intellettuale in questo paese. Sì, perché non so se lo sapete, ma in Italia soltanto chi fa lavori creativi in tutti i settori culturali sono più di 4 milioni e mezzo di persone e producono il 5% del PIL, cioè più dell'industria metalmeccanica, più dell'industria chimica, e però la stragrande maggioranza di queste persone vive in grandi condizioni di precarietà, perché il lavoro intellettuale viene assolutamente disprezzato, e soprattutto non esiste un welfare per i lavoratori intellettuali. No? Io faccio il traduttore, quando faccio il traduttore ho scritto, io sui miei diritti d'autore io non posso versare, non avrò una pensione dopo 40 anni, 50 anni di lavoro. Ma non lo dico per me, ma insomma sono altri 4 milioni e mezzo di persone che ovviamente questo è fondamentale per la democrazia, perché come dicevo prima, per creare un ambiente, un humus in cui l'innovazione, tira lo sviluppo, eccetera, eccetera, è fondamentale che questo settore possa vivere in condizioni decenti e non essere sottoposto ai ricatti e perdere la propria indipendenza, che è fondamentale per la democrazia. Quindi è un problema sia di economia. Chiedetevi perché l'Italia da 40 anni è sempre quella che si sviluppa un po' meno, perché abbiamo deciso di fare uno sviluppo senza conoscenza. Abbiamo investito sulle tecnologie medie e basse e non sull'high tech, quindi ricerca, innovazione, eccetera, eccetera. E questo significa appunto che abbiamo una grossa fetta che dovrebbe essere, come dicevo prima, la spina dorsale di una nazione, che invece si trova in condizioni di grande precarietà, di incertezza sul futuro. Fate il conto che nelle stesse università il 70% di chi insegna oggi all'università non ha una posizione fissa, ha una posizione precaria, stabile. Immaginate che tipo di università può essere una dove non c'è continuità didattica, dove uno per mettere insieme uno stipendio deve andare a insegnare da Arcavacata a Venezia, corsi assolutamente diversi. Questo è il problema, secondo me, dell'Italia e dove ci stiamo avviando, perché mi pare forse che ci sia quasi un tentativo di creare un'aristocrazia culturale per ricchi e gli altri che detengono poi insomma le leve dello sviluppo economico e una grande quantità di persone che invece alla cultura non possono accedere o hanno difficoltà a lavorare in questo settore. E questo è un problema, ripeto, sia economico ma soprattutto per la democrazia. Grazie Bruno, grazie per questo tema che chiama in ballo la politica, la cultura non può essere soltanto lasciata a chi se lo può permettere. Lascio il gran finale a Javier Cercas. Allora, la ringraziamo per averci aiutato a ridefinire questa parola e a farci capire perché non possiamo non dirci tutti intellettuali. Grazie. C'è il firmacopie con Javier Cercas, grazie.